Bella di raga, mega unboxing Power Roby, benvenuti al mio canale, ben ritornati al mio canale, portate gli amici al mio canale, guardate i video del mio canale, cliccate il link nella descrizione con il prezzo migliore acquistabile su Amazon, cercato da me. Yeah, ora unboxing grosso. Ecco qua, questo giro un unboxing veramente importante per due motivi, importante di grandezza, importante perché mi serve, perché ho dei lavori a casa da finire, quindi coltellino e apriamolo. Trattasi di un cutter a disco, con un disco di grandi dimensioni, molto grandi dimensioni, da 14 pollici, e mi serve per costruire tavolo dell'officina, la porta dell'officina, il telaio per il go-kart, per il kart, perché non è un go-kart, sarà una macchinina, un kart più che altro, e altri 10.000 lavori dove devo tagliare delle grandi barre, dei tubolari in metallo, devo effettuare tanti tagli e questo me lo permetterà. Eccolo qua, un attimo che lo sistemo bene. Dunque, questo in teoria dovrebbe essere un clone del DeWalt. Lo fanno anche clone Makita e lo fanno anche con altri 10.000 nomi e colori, ma alla fine il corpo macchina, il motore, tutto quanto è sempre lo stesso. Cambiano il colore, cambiano gli adesivi applicati, ma in sostanza è sempre la stessa macchina, non cambia niente. Questi sono prodotti in Cina. Io quando l'ho acquistato, vi mostro la foto, era clone DeWalt, ma c'è anche clone, vi mostro la foto, clone Makita. Doveva esserci qua la scritta DeWalt, anche qua l'adesivo DeWalt, e anche forse in basso, no, in basso no. Comunque la descrizione dice 220 volts, 50-60 Hz, motore da 2000 watt e numero di giri 3800 minuto, e il disco di taglio da 355 mm. Ora lo tiriamo fuori. Ah, qua dice che c'ha il cavo da 1,8 m, qua giri minuto, watt, grandezza del disco. Non ha alcun tipo di protezione, quindi in Italia dubito lo possano vendere, perché non ha nessun sistema di sicurezza. Qua se parte c'è lì il braccio, te lo taglia, quindi bello pericoloso. Ma il prezzo è molto molto abbordabile. Qua nelle Filippine viene venduto a 3159 peso, 3139 peso, che sono, ve lo scrivo qua in euro quanto l'ho pagato, sono 50 euro, ve lo dico subito, sono 50-52 penso, forse 53 euro, che è un buon prezzo per un attrezzo del genere. Cioè, non stai comprando uno smerigliatore angolare piccolino col disco piccolino, stai comprando un bel bestione. Questo ti permette di fare dei lavori abbastanza grandi in breve tempo. Ok, procediamo a estrarlo. Passo di qua. Ah, dimenticavo, il modello è VG
355, ve lo scrivo qua, VG355, ed è scritto qua a lato. Quindi vediamo la scatola, c'è una parte di cartone che ricopre tutto, bollicine e il macchinario che è praticamente già assemblato, pronto da essere estratto. Quindi tiriamolo fuori, è un bestione della Madonna. Come potete vedere qua c'è un adesivo che ora vi mostro meglio, un attimo che lo metto sul tavolo. Ok, eccolo qua, c'ha la catena di bloccaggio perché c'è una molla qua all'interno, ha la possibilità di regolazione, quindi ha una morsa per bloccare i pezzi con possibilità di regolazione fino a 45 gradi, c'è tutta la scaletta qua. Poi c'è questa levetta che non so cosa serve. Ah sì, serve a bloccare il motore, quindi poter svitare e cambiare il disco. Ma veniamo alla cosa tosta. Anche qua, guarda che bello, col pulsante di ritenuta. Quindi schiacci qua e rimane acceso. Per sbloccarlo basta che schiacci un'altra volta. Eccola qua, la cosa tosta è questa. Bam, DeWalt. Non è un DeWalt originale, ragazzi, non lo puoi pagare 50 euro un DeWalt come minimo ti costerebbe un attrezzo del genere, non lo so quanto costa quello originale, ma di certo non 50 euro. Anche qua spudoratamente DeWalt, e anche lì a rilievo nella lamiera. Quindi abbiamo il clone DeWalt. Questo è il coperchio, che c'è qua un galletto che lo blocca per mettere e togliere il disco. Questo è il disco che è arrivato rotto. Mannaggia, il disco è arrivato rotto. Ho visto altre recensioni di altre persone e anche a loro è arrivato rotto il disco. Contatterò il venditore e gli dirò: va bene che è gratuito, ma cosa me ne faccio se è rotto? Pericoloso, tra l'altro, usarlo così perché potrebbe esplodere. Si può usare delicatamente fino a consumarlo e poi usarlo regolarmente. Disco rotto, peccato. Il disco comunque viene montato qua così, è un piatto da pizza. E poi abbiamo all'interno della confezione la chiavetta, che è multi versione, per svitare questo bullone e cambiare il disco. Ok, in più c'è un libretto di istruzioni che è in inglese. Niente, qua ti spiega come cambiare il disco, come fare tutte le cose, ma noi non è che ce ne frega più di tanto. Benissimo o malissimo per il disco, contatterò il venditore, che tanto lui non ti rimanda indietro niente, non ti cambia il disco, ti dice semplicemente quello che ti dicono praticamente tutti. Ah, con questa chiave puoi anche cambiare la angolazione della morsa, che vedo che non è neanche dritta, è leggermente storta, è regolata storta, quindi va regolata meglio. Ora lo collego e vediamo che casino che fa. Ah, eccola qua la molla che dicevo, la molla grande, fa un casino allucinante, davvero tanti decibel, fa un rumore impressionante questo coso, è spaventoso dal casino che fa. Qua dovrebbe esserci una catenella che va a bloccare il tutto, e l'hanno messa qua di lato, quindi per bloccarlo giù lo tiri giù e lo blocchi così,
molto differente dal DeWalt originale, che ce l'ha, se non sbaglio, frontale qua, in questo punto qua, se non sbaglio. I piedini sono in gomma, per il resto comunque è fatta bene, verniciata bene, non ci sono parti rotte per fortuna, a parte il disco. Tanto il disco io vorrei acquistare quello multifunzione, multitaglio, che è in metallo, è in metallo con dei tagli, quello ci tagli tutto, sia il ferro, la pietra, qualsiasi cosa. È un disco multifunzione, meglio di questo, perché questo potrebbe esplodere, quello là no, perché è in metallo, fai tanti tagli e il taglio viene più preciso di questo, perché questo vibra, si muove e il taglio risulta più grande e preciso. Invece l'altro è molto più netto nel taglio e più preciso, più performante di questa cosa qua. Questo diciamo che è il vecchio tipo, adesso li fanno ben differenti da questo. Peccato, 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 ma ripeto, a tante altre persone è arrivato rotto esattamente così, perché è proprio il difetto di come lo mettono dentro, va a picchiare qua sul ferro o su questo bordo esterno, ecco dove è picchiato qua. Vabbè, pazienza, DeWalt Fake, adesso lo accendiamo. Quindi ora è collegato alla corrente elettrica, non c'è il disco, una prova di funzionamento. Fa paura quando parte, davvero, sente che ha un botto di potenza, questo ciuccia la corrente, che è un piacere. Vedrai che bollette che mi arrivano quando uso questo coso. E vabbè, DeWalt Fake made in China, la versione Makita Fake, quindi c'è sull'adesivo qui Makita, ha la scritta Makita qua, ha l'adesivo qua Makita, ma e qua è blu Makita, blu Makita, blu Makita, cambia niente, uguale identico a questo, ma con colorazione Makita. Il prezzo cambia di 59 peso in più rispetto a questo. Che fai, Nino? Ma che c'è il disco qua? Vai, vai dentro la scatola, vai, vai. Comunque va bene, per quello che costa sono più che soddisfatto. Peccato il disco che è rotto, ma questi sono idioti nello scrivere le cose, l'avete già visto in tanti video, è inutile aggiungere altro. Non sono capaci di spedire le cose, sono capaci di lavorare solo a cazzo da ste parti, purtroppo è così. Dunque ve lo cercherò su Amazon per vedere se c'è, dubito fortemente che ci sia su Amazon se non con un altro nome, perché qua ne ho visti 10 tipi diversi. Questo, nonostante che clone DeWalt, è quello che costa meno. Ce ne sono altri con un altro nome scritto qua che costano pure di più. Quindi vabbè, abbiamo il clone DeWalt, o meglio il fake DeWalt, non è un clone. Il prezzo va bene, bella lì, non vedo l'ora di iniziare a tagliare, saldare e fare, ma purtroppo per il momento no, perché prima devo finire il food truck. Recensione al volo, veloce, vera, onesta, fake DeWalt, prezzo va bene, Power Robby, Filippine.